Una buona serata e ben ritrovati con Dentro la Notizia. Questa sera naturalmente tantissimi argomenti da affrontare nel corso del nostro giornale. Ci occuperemo ovviamente degli sviluppi relativi alla crisi in Ucraina. Sono state prese delle importanti decisioni ed anche la Cina si avvicina pian piano al coloro di voi che vogliono la fine della guerra. Avremo il punto della situazione, ci occuperemo anche di un importante evento che è in corso in questi minuti al Teatro Curci di Barletta. Se possiamo immediatamente andare con le immagini, vedete, ci sono in corso i dialoghi dell'Atletica, un evento che è stato organizzato dall'associazione Io Corro con protagonisti tra gli altri Stefano Mei, Sara Simeoni e Riccardo Cucchi, voce storica di Radio Rai. Tra poco ci andremo e ci faremo un excursus. Ci occuperemo anche di calcio con l'eliminazione degli azzurri dal mondiale ad opera della Macedonia del Nord. Parleremo anche dell'emergenza coronavirus in Puglia. Ci proietteremo anche sul campionato di Serie D con l'attesa per la trasferta dell'Audace Cerignola contro il Lavello. E dunque, in apertura di giornale, come promesso, adesso facciamo un excursus al Teatro Curci di Barletta, dove è in corso l'evento I dialoghi dell'Atletica con protagonisti Stefano Mei, Sara Simeoni e Riccardo Cucchi. Possiamo andare a sentire uno straccio? Sentiamo. Niente, se si poteva rilassare. A proposito di rilassarsi, ma tu dopo la medaglia d'oro, so che insomma i ricordi, hai detto già prima, sono oramai un po'... Ho continuato. No, dico a Mosca, Ho no? Dico a Mosca, continuato perché. la sera di Mosca, che hai No, fatto, guarda, voglio dire? sono sempre andata a festeggiare e Brava. mi ricordo che siamo andati a festeggiare in un locale vicino alla Piazza Rossa, dove tra l'altro uzbeko, dove siamo stati benissimo e dove c'erano anche dei giornalisti. No, Altro che bella abbiamo memoria, sempre voglio dire. festeggiato, solo che spesso, sai cosa succedeva? Che dopo le gare sei così con la tensione, no? Che ti piomba addosso e che ti rendeva un po' un automa. Che alla fine gli altri si divertivano, mangiavano e tu stavi lì a guardare. Però per fortuna, insomma, ci sono dei bei ricordi Bene, allora sempre. abbiamo sentito uno Beh, effettivamente il stralcio parallelismo dell'evento fra Pietro I Mennea dialoghi sui 200 con la velocità e dell'Atletica. tu Naturalmente sull'assalto in avremo modo alto, noi l'abbiamo nel rivissuto anche corso quest'estate a dei Tokyo. prossimi Insomma, appuntamenti Stefano con Tili è l'informazione stato di appunto la World voce News di questo 24 racconto, di di quei 5 ritornarci con minuti di folli, voglio servizio dire, più dell'Atletica italiana. ampio. Torniamo in studio. Grazie alla nostra regia. Adesso veramente entriamo nel cuore delle notizie di questa sera. Con la guerra in Ucraina sono stati raggiunti importanti novità nel Consiglio d'Europa per quanto concerne la questione legata all'energia ed al gas, ancora in fase di stallo le trattative tra Russia ed Ucraina e non solo. Sentiamo i dettagli nel servizio che abbiamo preparato. L'ultima giornata del Consiglio d'Europa, a cui ha partecipato anche gli Stati Uniti, si chiude con un accordo con gli States per un futuro prospero e pacifico. Puntiamo a 50 miliardi di metri cubi l'anno di gas naturale degli Stati Uniti, conferma che è arrivata anche dallo stesso presidente degli Stati Uniti americano. Si costruirà una rete di stoccaggio del gas in tutta Europa. Intanto, a livello diplomatico non ci sono novità per quanto riguarda le trattative tra Russia ed Ucraina. Ognuno resta fermo nelle proprie posizioni. Intanto, da Mosca giunge la notizia, per ora non confermata, che la guerra potrebbe finire il prossimo 9 maggio. Intanto, anche la Cina,
dice di fare tutta la sua parte, e il presidente cinese Xi, in un colloquio con il premier britannico Johnson, fa sapere di usare tutta la sua influenza per fare in modo che la guerra finisca al più presto. E intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che si trova in Polonia, dice la posta in gioco non è solo la difesa dell'Ucraina, ma la democrazia nel mondo. Intanto le forze armate di Vladimir Putin hanno ricevuto un'indicazione che la guerra deve finire entro il 9 maggio. Secondo la Russia, l'obiettivo è il controllo dell'intera regione del Donbass, e le stesse forze russe hanno lanciato un attacco missilistico. L'Europa intanto si dice pronta a chiudere scappatoie, a contrastare possibili manovre evasive e a imporre nuove misure per minimizzare la capacità della Russia di continuare l'aggressione all'Ucraina. Intanto, in una conversazione avuta con il premier britannico Johnson, presidente cinese Xi si auspica una soluzione della crisi, anche se ovviamente non è semplice da utilizzare, ma nel contempo bisogna fare anche appello alla condizione che tutto ciò si possa risolvere nella migliore maniera possibile, anche se la strada ovviamente resta molto impervia. Comunque di questo poi ne parleremo approfonditamente anche nel corso di weekend, sabato, di domani, in modo tale da poter fare un quadro sicuramente più generale di quanto sta accadendo. Adesso andiamo ad occuparci della protesta della polizia penitenziaria che è in corso in questi giorni a Foggia, nel capoluogo Dauno, dopo numerosi episodi e soprattutto anche le iniziative in tema di polizia penitenziaria prese dal governo. Gli stessi sindacati adesso protestano dicendo che si trovano in una situazione non facile da gestire. Per i dettagli sentiamo Nicola Saracino, TG Blu. Protestano i poliziotti del SAP, il sindacato autonomo polizia penitenziaria, dinanzi al carcere di Foggia per denunciare le difficoltà in cui versa il personale di polizia penitenziaria a fronte di carenza di unità e problemi di gestione durante i turni di lavoro. Durante la manifestazione sono state bruciate le tessere di riconoscimento per protesta, oltre all'incatenamento dei poliziotti e la raccolta firma per chiedere il passaggio della polizia penitenziaria sotto le dipendenze del Ministero degli Interni, poiché la sicurezza delle carceri è ormai diventato un problema di sicurezza nazionale. La situazione purtroppo è peggiorata e le devo dire che noi siamo qui a Foggia proprio perché da qui da Foggia parte la protesta della polizia penitenziaria, perché la Regione Puglia non può essere trattata in questo modo. Noi siamo arrabbiati, molto arrabbiati, perché qui 2 anni fa c'erano 73 detenuti che sono evasi, una cosa che tutto il mondo ha avuto grande risalto in tutto il mondo, mentre l'amministrazione penitenziaria se n'è completamente fregata, anzi, se vogliamo, la situazione è peggiorata. Ed ora occupiamoci dell'emergenza sanitaria in Puglia. Nel bollettino regionale del venerdì i casi accertati sono 7.842. Le due province che rimangono sopra i 2.000 casi sono quelle di Bari 2.579 e di Lecce 2.095. Sotto i 1.000 casi Foggia 954, Taranto 877, Brindisi 674 e Labat con 585. Va anche ricordato in tal senso che il prossimo 31 gennaio terminerà lo stato di emergenza, e anche se le RT, l'indice di trasmissibilità del virus, è salito sopra 1, dal 1° aprile spariranno la condizione legata alle restrizioni dei colori, perché come sapete in questi 2 anni chi era in una situazione facile, difficile, critica,
delle varie regioni si andava a colori tra bianca, gialla e rossa. In pratica, per la prima fila questo non accadrà e cadranno ovviamente tutte le altre restrizioni, ma con l'obbligo della mascherina almeno per ancora un paio di mesi. E adesso la pagina sportiva, clamorosa eliminazione della nazionale azzurra di Roberto Mancini nel playoff per la qualificazione al Mondiale del Qatar 2022. A sorpresa ci va la Macedonia del Nord che affronterà il 29 marzo il Portogallo per gli azzurri. Ancora una volta il Mondiale è molto lontano, così come era avvenuto 4 anni fa. Un dramma sportivo di dimensioni inaspettate. Siamo fuori dal Mondiale di calcio del Qatar per la seconda volta. L'Italia di Mancini, campione d'Europa, incassa una delusione, grossa quanto una casa e per questo difficile da digerire. Alla finale playoff del 29 marzo ci va la Macedonia del Nord con un unico tiro in porta che spiazza Donnarumma. Di colpo riaffiorano tutte le insicurezze e le difficoltà riscontrate nelle precedenti sfide per raggiungere la rassegna iridata. Una gara non brillantissima, tante, troppe occasioni sprecate. L'amarezza è evidente, come il futuro stesso del CT Roberto Mancini, che sembrava granitico. A questo punto è inutile girarci sopra. I nostri avversari, anche con un pizzico di fortuna, sfideranno il 29 marzo il Portogallo e a noi i cocci di una squadra che va ricostruita per intero e si spera con un CT azzurro più deciso. Dopo la pausa per il torneo di Viareggio torna il campionato di Serie D con la decima giornata del girone di ritorno e per l'Audace Cerignola c'è la impegnativa trasferta anticipo contro il Lavello. Reduce dalla sconfitta subita a Gravina per 2-0, mentre i Ofantini avevano pareggiato sul terreno del Nardò per 2-2. Una eventuale vittoria della formazione di Michele Pazienza consentirebbe di allungare il passo nei confronti delle dirette inseguitrici Francavilla e Bitonto, attese domenica a due confronti interni. Il Francavilla in casa con il Bisceglie in lotta per salvarsi, nello stesso obiettivo anche il Gravina che sarà ospite del Bitonto. Ricordiamo il quadro completo delle partite di questo weekend. Sabato 26 marzo San Giorgio Pasano e Lavello Audace Cerignola, poi domenica 27 Bitonto Gravina, Brindisi Casarano, Francavilla Bisceglie, Nocerina Molfetta, Rotonda Altamura, Sorrento Nola, Mariglianese Nardò e poi a chiudere il confronto Matino Casertana. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Dentro la Notizia che conclude questa penultima settimana del mese di marzo. Vi ricordo che i servizi, le notizie e le edizioni dei telegiornali li troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo domani a mezzogiorno con Weekend Sabato e Sport 24 Live. Grazie a tutti per la vostra attenzione e per averci seguito. Buon proseguimento di serata.